omosessuale, Di Pietro, t'ho capito. Nella nostra società ci sono i razzisti, certamente. Guarda, che tu te ne vai è certo, non è una domanda, è una certezza. Non hai capito, il processo lo va a fare a tua madre, hai capito? Non è un banco. Vale a dire che tu vieni a casa mia e io ti sparo, perché nessuno ti ha invitato. Telelaica, una TV eroica, una TV oggi sadica. Siamo cattivi. Oggi siamo cattivi perché vogliamo affrontare un argomento e per fare questo ci serviamo di questo quadro, vedete quest'opera, di Goran Riopovic, artista serbo-croato, Famiglia Perfetta. La domanda che ci poniamo è la seguente: dove sono i genitori? Dove sono i genitori? Ci facciamo questa domanda e saremo cattivi per quanto riguarda la risposta, perché è una notizia sconcertante, avvilente, che leggo su Repubblica, cita: folle sfida, ragazzi attraversano a piedi l'autostrada. Ragazzi di 14, 15, 16 anni, per filmarsi e poi metterlo su YouTube, attraversano un paio di volte la 7, quindi Milano-Genova, sghignazzando tra i camionisti che frenano e poi giustamente chiamano la polizia. La polizia riacciuffa questi imbecilli, li riporta ai genitori e i genitori: è stata una bravata. Che esagerati questi agenti! Cosa hanno fatto di male? È stata una bravata, tanto per scherzare. E anche quegli imbecilli dei figli, perché ovviamente la mela marcia, cade accanto all'albero. Non abbiamo fatto niente di male. Ma tu devi morire. Tu, genitore del cazzo, che prendi e dici una cosa del genere, anziché, per citare il buon Lanno, pigliare e tirare una boffa a tuo figlio, appiccicarlo al muro per una settimana e non farlo uscire finché non ha compiuto i 52 anni, mi dici a me, forze dell'ordine, che ti piglio tuo figlio dopo che meritava di essere stirato come una camicia, è stata una bravata? Dove sono i genitori? Dove sono? Per questo è una TV sadica oggi, perché delle persone del genere che cosa meritano? Meritano di prendi il genitore suddetto, lo metti in mezzo all'autostrada, fai partire una cinquantina di macchine che occupano tutte le carreggiate in modo tale che ci sono quei 10 secondi in cui lui cerca di vivere. Dopodiché viene ovviamente tranciato vivo e appena è lì ancora agonizzante lo guardi e gli dici: è una bravata, dai, ridi. Questo è quello che si meritano dei personaggi così, che creano figli a loro immagine e somiglianza. Ma stiamo scherzando? È per questo che io mi chiedo: dove sono andati a finire i genitori? Siamo all'interno di generazioni, l'ultima, le ultime due, dove, l'ultima sostanzialmente, dove i genitori sono spariti. C'è il loro corpo, ma la loro testa, di cazzo, non c'è. E perché non c'è? Perché è al lavoro, perché è lì sulla macchinetta, no? È nel posto di lavoro. E i tuoi figli? Chi ci pensa ai tuoi figli? La badante, la colf, la nonna, la zia? Prenditi cura dei tuoi figli! Ma stiamo scherzando? Una generazione abbandonata e che ovviamente ha come grandi modelli, grandi papà e mamme, che cosa? La televisione, YouTube, internet. Cioè siamo di fronte ad una, veramente ad un problema gravissimo. I genitori sono completamente assenti. Perché? Perché presi dal lavoro, presi dalle loro ansie, dalle loro psicosi, perché siamo una società di psicotici, di nevrotici, siamo una società di infelici, di schiavi, che siccome cercano di sentirsi meglio con la carriera, con delle stronzate sostanzialmente, lasciano i loro figli abbandonati, perché non è una cosa solo italiana, questa gara dell'attraversare l'autostrada, comunque le sfide alla morte,
ci sono dappertutto. In Inghilterra, cioè, continuano a morire bambini, ragazzi, per queste cose. Cioè, addirittura leggo che una bambina di 7 anni, che era assieme al suo fratello, che non so quanti anni abbia, non c'è scritto, e ad un altro ragazzino di 9 anni, attraversano l'autostrada. E ovviamente, pam, stirata. Ecco, la bambina è morta di 7 anni. Ora, al di là che a 7 anni non ti rendi conto, eccetera, eccetera, ma che diavolo ci fa una bambina di 7 anni in un'autostrada da sola, con un ragazzino di 9? Che cosa diavolo ci fa? Dove sono i genitori? Mancano i modelli, mancano le figure adulte, non ci sono. Perché? Perché sono troppo prese a curare le loro psicosi, le loro nevrosi. E poi che cosa succede? Succede che siccome non curi tuo figlio, non ti prendi cura di tuo figlio, poi c'è questo iper protettivismo, non lo so come si dice, insomma, un'iperprotezione nei confronti dei propri figli, che non è ovviamente prendersi cura, ma è giustificare qualsiasi cosa faccia semplicemente perché hai un senso di colpa nei confronti di tuo figlio. Allora tuo figlio va a sparare a 15 persone su un autobus, è stata una bravata, butta una bomba sotto una chiesa, ma sa, sono ragazzi, ma ragazzi un corno, imbecille tu e imbecille anche tuo figlio che ha 15 anni, che a 15 anni si va al liceo ed è così cretino da pensare che attraversare un'autostrada non mette in pericolo solo se stesso e i suoi amici, ma ovviamente anche chi sta sull'autostrada, senza contare che sei anche un povero pirla se poi lo metti su YouTube, perché lì ti beccano di sicuro. E poi, non abbiamo fatto niente di male. Ovviamente dall'altra parte c'è da fare un discorso sui figli, perché c'è questa voglia di attenzione fortissima, perché abbiamo una voglia di essere al centro dell'attenzione fortissima, che ovviamente si sposa benissimo con la virtualità, con YouTube, con i filmati, per cui per fare qualcosa di entusiasmante, di eclatante, che si faccia notare, che serva a farti apparire, perché questo è il verbo con la V maiuscola, apparire, fai queste stupidaggini e ti filmi sghignazzando mentre rischi di morire purtroppo non riuscendoci. Quindi per questo che siamo una TV sadica oggi. Oggi sono sadico, voglio del male. Jovovich, famiglia perfetta. Bene, vado a calmarmi. Nel frattempo non posso far altro che salutarvi e ricordare a tutti i genitori che ci stanno guardando: curate i vostri figli. Il lavoro, la carriera, il successo, queste cose vengono dopo. Prima viene la famiglia e i figli. E per quanto riguarda i figli, cercate di essere meno imbecilli. Telelike, una TV sadica. Lorenzo Rioppi.